Benvenuti in un nuovo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovo video dove si mangia. È ovvio. Oggi siamo qui per recensire la pinsa di Roberto. L'abbiamo trovata all'interno della degusta box, quindi abbiamo detto dai, facciamo Degusta una box box di di dicembre. dicembre, ci facciamo un pranzetto, ma comunque dopo andremo a registrare tanti altri video. Solitamente noi quando si parla di pinsa per noi è burrata, mortadella, pistacchio, ma questa pinsa, questo video è stato organizzato molto velocemente perché ieri, nel mentre che facevamo una cernita di prodotti, abbiamo bucato la confezione, come vi abbiamo detto, no, questa la dobbiamo anche fare domani. Gli unici ingredienti che avevamo in casa erano olio, pomodoro e fior di latte, quindi non ci resta che mangiarcela così. Devo dire che sulla confezione c'è scritto, ve lo leggo. Preriscaldare il forno a 200 gradi, infatti io ho preriscaldato il forno e l'ho fatto stare acceso tipo per 2-3 minuti. Infornare la pinsa per 5 minuti, farcire a vostro piacimento e gustare. Vi devo dire che forse ho il mio forno, che è un forno comunque piccolino elettrico, ma no, 10 minuti abbondanti e la vedo comunque ancora pallida. Forse chissà se uno di voi ci faceva una spennellata di olio sopra, Non lo non so. lo so, però noi l'assaggiamo. A parte che è morbidissima. Ho paura che è cruda ancora. No, non è crudo. Però una cosa che non mi è piaciuta, l'odore, appena si è bucata, emanava un odore di, no, di Lievito. alcol, proprio di lievito, proprio di panificato, però confezionato. Infatti tuttora questa mattina comunque noi ci abbiamo messo una busta intorno per non farla seccare, si sentiva ancora e adesso mi è arrivato proprio questo odore. Attenta. Cotta. Molto easy. Cioè io sento solo gli ingredienti sopra, ma l'impasto. Un po' ingommosa qua. Però non è male, no? Però si sente il lievito. Sì, si sente. L'unica, però una cosa positiva è che non si sente il sapore di come si sentiva l'odore. Altrimenti ci avrebbe preso il sale. No, però è buono, cioè l'impasto ci sta. Anche perché c'è anche da dire che è un prodotto confezionato, la potete farcire come volete, questo sapore semplice, pure con un po' di fesa di tacchino, è molto leggero. Questo è proprio quell'alimento che dite, non so cosa mangiarmi. Non ricordo il prezzo. Ma se pensi che giriamo intorno ai 3 euro. Qua proprio ieri ho buttato la brochure. È freddissima questa Coca-Cola. Io quando vedo la confezione mi viene in mente il bruschettone. Però mi piace più questo Il rispetto al bruschettone. bruschettone. No, no. Questa pure salsiccia e patata. Tipo, se dovessi andare al supermercato, dovessi trovarla, l'acquisterei proprio ad occhi chiusi. Io ho già pieno. Voglio fare il gioco della lattina passativo.
Ok, anche questo video è andato. Quindi, a fatemi sapere. Finale? No, a me è piaciuto. Anzi, io spero di ritrovarlo così facciamo qualche gusto più particolare. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi l'avete provata, cosa ne pensate. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!